i nostri cuori. E da questo storico incontro usciamo con un messaggio di solidarietà. Lo dobbiamo a noi stessi, lo dobbiamo ai nostri figli, per lasciar loro un'eredità importante ed aiutarli al confronto fra individuo e individuo. Questo è il nostro modo di intendere il dialogo fra le religioni. Affinché si possano avere figli, da una parte e dall'altra, sicuri e consapevoli delle proprie tradizioni, aperti al confronto nella diversità, quale comune ricchezza per una società che si vuole definire libera e giusta. Shalom a tutti. Ed ecco, questo è il discorso, un benvenuto tutt'altro che formale, quello di Riccardo Pacifici, presidente della comunità ebraica di Roma. Avete visto, è stato inquadrato più volte anche Andrea Riccardo, presidente della comunità di Sant'Egidio. Ed ora parla Renzo Gattegna, presidente delle comunità ebraiche italiane. Saluto e ringrazio per la loro partecipazione tutti gli amici presenti e tutte le autorità civili e religiose. Nei confronti del Papa Benedetto XVI sono portatore, in rappresentanza delle 21 comunità ebraiche italiane, del più sincero benvenuto e dei più fervidi auguri per la sua persona e per lo svolgimento del suo alto magistero. La sua presenza in questo Tempio genera nel nostro animo forti emozioni e stimola la nostra mente a considerare e a valutare quanta strada abbiamo percorso negli ultimi decenni. Questa sua visita alla Sinagoga di Roma si collega strettamente a quella compiuta dal suo predecessore, Papa Giovanni Paolo II, il 13 aprile del 1986. Questi due importanti eventi costituiscono attuazione di quel nuovo corso nei rapporti fra ebrei e cristiani che ebbe inizio 50 anni fa e di cui fu promotore Papa Giovanni XXIII, il quale per primo comprese che un costruttivo dialogo e un incontro in uno spirito di riconciliazione sarebbe potuto avvenire solo su presupposti di pari dignità e reciproco rispetto. Questi principi sono stati solennemente affermati nella dichiarazione Nostra Aetate, che concepita e voluta dal Papa Giovanni XXIII, fu promulgata il 28 ottobre del 1965 dal Concilio Vaticano II. Da quel momento iniziò a svilupparsi un dialogo tra ebrei e cristiani, finalizzato sia ad individuare obiettivi comuni per il futuro, sia ad eliminare incomprensioni e divergenze a causa delle quali, nei secoli passati, gli ebrei pagarono un prezzo altissimo in termini di vite umane e di sofferenze per la loro ferma determinazione a rimanere fedeli ai propri principi e ai propri valori. Rimane indelebilmente scolpito nella nostra memoria il nobile discorso da lei pronunciato nel febbraio del 2009, allorché, annunciando la decisione di compiere il suo viaggio in Israele, volle riprendere le parole del suo predecessore Papa Wojtyla, che egli pronunciò nel marzo del 2000 davanti al muro occidentale di Gerusalemme, chiedendo perdono al Signore per tutte le ingiustizie che il popolo ebraico aveva dovuto soffrire, impegnandosi per un'autentica fratellanza con il popolo dell'Alleanza. Mi sono permesso di ricordare queste parole, perché oggi qui davanti a noi sono presenti alcune persone
che nonostante l'età avanzata hanno voluto partecipare a questo incontro. A loro va il nostro rispetto, la nostra ammirazione e il nostro affetto. Essi nel 1943-1944 furono deportati nei campi di sterminio nazisti e furono tra i pochissimi che riuscirono a sopravvivere. Ho ritenuto che soprattutto a loro, che hanno conosciuto l'inferno dei lager, siano essi i veri destinatari di quelle parole che lei ha pronunciato e che rimangono oggetto delle nostre riflessioni. La nostra generazione che è sopravvissuta alla Shoah e che poi ha avuto la fortuna di vedere realizzata la millenaria aspirazione alla ricostruzione dello Stato di Israele, si sente pronta ad affrontare le prossime sfide, di cui la principale sarà quella di contribuire ad instaurare nel mondo per tutti il rispetto dei diritti umani fondamentali, cosicché le diversità non siano mai più causa di conflitti ideologici o religiosi, bensì di reciproco arricchimento culturale e morale. La nuova stagione è solo agli inizi e c'è un lungo cammino da percorrere, ma tutto sarà più facile se sapremo riempire di contenuto e dare il giusto significato a quel termine stupendo, fratelli, con il quale i nostri predecessori si salutarono 24 anni fa, impegnandosi a costruire un prezioso rapporto di amicizia. Saluto anche io, con grande affetto, i protagonisti di quel primo incontro, il rabbino emerito Rav professor Elio Toaf, e l'allora presidente della Comunità di Roma, il professor Giacomo Saban, oggi qui presente. Ed esprimo a loro tutta la nostra gratitudine per la saggezza e la lungimiranza con le quali ci hanno guidato. Alla memoria di Papa Giovanni Paolo II rendo un commosso omaggio. A lei, signor Pontefice, rinnovo il ringraziamento per aver accettato il nostro invito. La sua presenza è un grande onore e costituisce un rinnovato impegno a proseguire nel cammino intrapreso. Un cammino che deve essere proseguito insieme tra ebrei, cristiani e musulmani, come siamo qui oggi, per riscoprire la comune eredità, dare testimonianza del Dio unico e, al di là delle differenze che rimarranno, inaugurare un'era di pace. Pace, shalom. Shalom a tutti. E questo era Renzo Gattegni. A proposito della presenza musulmana, abbiamo visto prima con il turbante, il copricapo di velluto rosso Redouane, che è la massima autorità religiosa della Moschea di Roma, e poi l'imam Pallavicini. Ascoltiamo ora il discorso del rabbino capo Riccardo Di Segni. Molto atteso questo intervento, questo saluto di Riccardo Di Segni, che è il padrone di casa. Un saluto grato di benvenuto al Papa Benedetto XVI, Vescovo di Roma, per il gesto che compie oggi visitando il luogo più importante di preghiera della nostra comunità. Ecco, rabbino Carucci, diciamo che si è sciolto il ghiaccio con Papa Benedetto XVI. Ecco, si avvicina al microfono, magari può.